signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Sartarelli, vi parlo da Cassino, dall'altra terra di lavoro. E questa sera è una puntata speciale, una puntata non a caso che trasmettiamo il 17 di marzo. Perché? Perché nel 17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d'Italia. In Italia, come ben sappiamo, che non fu la si riunì il Parlamento cisalpino, ma non per la prima volta come doveva essere, come numerale prima legislatura, ma l'ottava, quindi proseguendo il numerale del Regno di Sardegna e quindi proclamando Vittorio Emanuele II, non primo re d'Italia, ma secondo, conservando sempre il numerale del re di Sardegna. Però oggi noi non parliamo, l'anno scorso abbiamo parlato proprio delle vicende del 17 di marzo, ma quest'oggi parleremo in maniera diversa per quanto riguarda questa data. Civitella del Tronto, l'ultimo baluardo del Regno delle Due Sicilie. Civitella del Tronto, la Fedelissima, è un meraviglioso comune nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso in Abruzzo. La sua fama è dovuta al fatto che fu l'ultimo baluardo del Regno delle Due Sicilie a difendere la libertà dello Stato dei Borbone dall'invasione piemontese dei Savoia. Il paese è dominato dalla celebre fortezza, una delle più grandi e importanti opere di ingegneria militare d'Europa, estesa per 25.000 metri quadrati con una lunghezza di 500 metri, situata in posizione strategica al confine settentrionale del regno. Nel corso dei secoli, in numerose occasioni, i civitellesi si opposero eroicamente agli invasori francesi. Quando Garibaldi entrò a Napoli scortato dai criminali comuni che poi divennero camorra organizzata nel nuovo Stato italiano, Francesco II organizzò la storica resistenza a Gaeta. Qui, dopo un'eroica resistenza sotto incessanti bombardamenti piemontesi, finì la storica indipendenza del Sud. A resistere restarono solamente Messina e Civitella del Tronto. La fortezza, difesa dal maggiore Ascione e dal capitano Giovine, resistette strenuamente per circa 6 mesi al duro assedio sabaudo, dimostrando la fedeltà e il valore dei soldati borbonici all'indipendenza del proprio regno. Il rifiuto di sottomettersi agli invasori sabaudi spinse i soldati ad arroccarsi nel forte, respingendo ogni invito alla resa nonostante la netta inferiorità numerica. Intorno a Civitella, a sostegno della guarnigione, si sviluppò una diffusa e accanita guerriglia alla quale si rispose con processi sommari e fucilazioni. Solamente il 21 marzo 1861 l'ultima bandiera borbonica venne ammainata in Abruzzo. Per Ripicca, il nuovo Regno d'Italia a trazione nordica ordinò la distruzione della secolare fortezza, che fu poi restaurata solamente negli anni 70 del Novecento, divenendo oggi il monumento più visitato d'Abruzzo. Bene, avete visto un brevissimo video sulla fortezza, la fortezza Civitella del Tronto. E perché il titolo così particolare? Dice 21 marzo, perché è la data in cui cadde Civitella, 1861, il soldato napoletano entra nel mito. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con chi ha fatto di una ragione di vita di questa data, di questi eventi, e come al solito, non è la prima volta, ma con Francesco Maurizio Di Giovani. Buonasera Francesco, come stai? Bene, bene, grazie. Buonasera anche a te e a tutti i telespettatori. Ho detto bene che tu ormai sei, cioè si può dire che sei l'anima più importante di quelle vicende. Sì, sì, a Civitella del Tronto quest'anno abbiamo realizzato il 52esimo incontro tradizionalista, cioè per la 52esima volta, cioè il prossimo marzo ci incontreremo, per ricordare i nostri caduti e per approfondire le tematiche che ci hanno avvicinato a Civitella del Tronto. Quali sono queste tematiche? Non arrendersi all'omologazione al mondo liberale, al mondo moderno, che poi è diventato il mondialismo. Ecco, non arrenderci, come non si arresero gli ultimi combattenti di Civitella del Tronto. Questo è lo spirito. Cominciamo nel 1971, quando in Italia nasceva il terrorismo, e un gruppo di giovani
assistenti universitari all'inizio delle loro carriere dissero no. E lì cominciarono a riunirsi nella data canonica della caduta della fortezza, il 21 marzo, o perlomeno nella domenica più vicina. E il professor Paolo Caucci Fonsauche fu il promotore di questi incontri che sono andati avanti negli anni e siamo arrivati ininterrottamente, penso sia l'unica organizzazione non organizzata ad avere una continuità di questo tipo. Possiamo dire l'unica organizzazione non istituzionale. Esatto. No, non solo non istituzionale, ma non strutturata, perché è basato sul volontariato di pochi che guidano tutti gli altri che vengono con fedeltà. E la cosa caratteristica, noi ogni anno celebriamo una Santa Messa per i caduti di Civitella del Tronto, per i martiri della tradizione e per i nostri amici che negli anni precedenti sono venuti a Civitella del Tronto e nel frattempo sono morti o perlomeno, quantomeno ci hanno preceduto nel regno dei più. Ecco, quindi Civitella del Tronto è diventata col tempo una comunione di morti e di vivi, tutti accomunati dallo stesso ideale, non transigere. Il titolo credo che ti sia piaciuto quando ti ho chiesto di fare questo titolo, perché siccome noi, diciamo per riprendermi a quella famosa vignetta satirica francese che girava per l'Europa in quel periodo dove rappresentavano gli ufficiali borbonici con la testa d'asino, ma il soldato borbonico napolitano con la testa di leone. Ecco perché ho voluto, quindi in maniera poi ci spiegherai perché si può considerare quella data, una data in cui il simbolo napoletano va, diventa, entra nel mito. Però prima di parlare di questo, è ovvio che a me sai che c'ho questa mania delle insorgenze, ma Civitella è stata una fedelissima sia nel 99 che nell'invasione francese successiva, se non Sempre, sbaglio. sempre, sempre, sempre. Da Civitella del Tronto, dagli Abruzzi, entrò una delle tre armate napoletane che mossero col generale Championnet per la conquista del regno. Ecco, la fortezza di Civitella del Tronto e tutta la valle del Tronto rimase fedele al re legittimo napoletano. Non mollarono, resistettero e non furono nemmeno espugnati. Lo stesso fenomeno accadde nel 1806, dove ci fu proprio da parte dei francesi un accanimento per voler occupare a tutti i costi la fortezza di Civitella del Tronto. Civitella del Tronto resistette per circa 3 mesi. Alla fine, presi dalla malaria, dalla miseria, dalla fame, dalle epidemie, i combattenti, i soldati di Civitella del Tronto, guidati dal maggiore Matteo Wade, un irlandese ormai diventato napoletano, ebbero l'onore delle armi e si arresero ai francesi, dopo aver stipulato una buona resa. Quando uscirono dal forte, i francesi andarono su tutte le furie, perché erano rimasti veramente in pochi. La maggior parte erano feriti e il comandante diede la bandiera di Civitella a un cieco, affinché non si vedesse l'onta che stavano subendo. E assieme a questi resistenti che uscirono dalla fortezza c'era anche una bambina con un gatto e si arresero anche loro due. E i francesi non potettero accettare questa, che per loro era un'offesa alla ormai grandeur francese. E allora, contravvenendo ai patti che avevano stipulato, mandarono in prigionia Matteo Wade e lo spedirono nella fortezza piemontese ora mi sfugge il nome, al momento un lapsus, dove rimase per 9 anni, cioè fino al 1815, a Finestrelle, fino al 1815, quando caduti i francesi, lui tornò a Napoli e fu messo in pensione da Francesco I con tutti gli onori. Ecco, questo fu ricordato e ricompensato a dovere, cioè da Ferdinando IV. Ecco, questa è la storia di Civitella del Tronto. Civitella del Questo Tronto. personaggio, come si chiamava questo personaggio? Matteo Ricordo. Wade, Matteo Wade, Vade, e quando morì, Francesco I fece erigere in Civitella del Tronto un monumento dove noi ancora oggi, ogni anno, portiamo una corona per ricordare con lui tutti i caduti di Civitella. Ma anche questo monumento ha avuto una sorte veramente, diciamo, travagliata, perché nel 1861, quando entrarono i piemontesi, ebbero l'informazione, dimostratasi errata, che quel monumento era attribuito al Canova. Allora, avidi di bellezze, cosa fecero? Lo smontarono e lo mandarono a Torino.
Da Torino si precipitarono verso Ancona dei professori, degli studiosi di arte per esaminare questo monumento e si accorsero che non era del Canova. Allora lo abbandonarono nella stazione ferroviaria di Ancona, dove rimase per lunghi anni. Si deve alla abilità di alcuni ufficiali della Nunziatella, che evidentemente conservavano un ricordo nobile di quella che era stata Civitella del Tronto per l'armata napoletana. E grazie prima al comandante della scuola militare Nunziatella, il generale Briganti, figlio di Fileno Briganti, nato a Civitella del Tronto, e poi grazie anche all'opera meritoria di un capitano Ferrarelli, che cominciò a scrivere a tanti deputati e ministri, insomma, il monumento fu preso da Ancona e ritornò a Civitella del Tronto. Una volta tornato a Civitella del Tronto, fu sistemato prima a destra, poi a sinistra, ma non più in fortezza dove era originariamente. Comunque, ora è in una bella piazza, un po' deturpato purtroppo, perché mancano alcuni elementi che erano all'origine, ma comunque si vede molto bene il profilo, un medaglione in marmo del comandante Matteo Wade e la scritta della dedica di Francesco I con le armi borboniche ai lati. Questa è Civitella del Tronto, ricca di memorie, memorie che per noi parlano, perché come diceva Cristina Campo, le pietre parlano e per noi le pietre sono simboli, simboli viventi del nostro passato, simboli viventi di un mondo che è stato fedele, fedele alla terra degli avi, fedele alla tradizione monarchica, cattolica, napoletana. Questa è Civitella del Tronto, Sì, terra sacra, perché? Perché sotto Civitella del Tronto, sulla fortezza, ci sono ancora le ossa dei soldati napoletani. E dobbiamo a un uomo di Civitella del Tronto ancora vivo e secondo me poco valorizzato, Bruno Martelli, che nella sua vita ha fatto una missione, cioè salvare la fortezza, curare la fortezza, recuperare queste ossa con una religiosità che gli fa solo onore. Dobbiamo ricordarle queste cose. E tutto ciò appartiene al nostro patrimonio spirituale. Noi non siamo nati a Civitella del Tronto, non siamo civitellesi di nascita, ma lo siamo di adozione, perché in Civitella vediamo il simbolo della resistenza, la nostra resistenza a tutto ciò che complotta contro la nostra visione del mondo. Possiamo dire che lì alberga pure in quei soldati, in quelle genti, anche lo spirito sanpietista. Ma certamente, l'insorgenza, L'insorgenza sanpietista stava lì pure. è tipica del sanfedismo. Un sanfedismo che non insorge non si può descrivere. Purtroppo ha avuto tutte le terminologie negative che possiamo immaginare, ma lo spirito è quello di non arrendersi, combattere nonostante tutto, nonostante che le avversità sono ben evidenti, non arrendersi, combattere, In costi quel nome che della costi. croce e del re napoletano. Esatto, combattere per questi due elementi che sono costitutivi della nostra nazione. Bene, Francesco, adesso andiamo un po' cominciamo a parlare un po' della cronostoria di quel periodo, poi quando inizia l'assedio. Sappiamo Sì. che fino al 17 di marzo noi siamo stati una settimana a decidere se fare il 17 o il 21, però volutamente abbiamo fatto 17 per far capire pure l'onta e la fretta che avevano questi savoiardi Assolutamente. nel voler umiliare fino alla fine 8 secoli di storia. Cominciamo a parlare di quando inizia questa assedio e soprattutto le varie vicende che poi l'ha portato fino al 21. Sì, Civitella, l'assedio di Civitella possiamo dire che comincia quando il re lascia la capitale Napoli e si trasferisce sul Volturno per cominciare, anzi, la resistenza armata contro l'invasione garibaldino-piemontese. Cosa succede? Che nella la classe politica abruzzese, come la classe politica delle restanti province del Regno, che ormai era una classe politica liberale, sorta dopo che il re aveva dato la Costituzione, e quindi era una classe politica di fuoriusciti che facevano gli interessi del Piemonte sin dal primo giorno, questa classe politica abruzzese decide di proclamare l'annessione al regno di Vittorio Emanuele II e decide anche che il re napoletano è decaduto. La gendarmeria di Teramo, vista la situazione, decide di ritirarsi in Civitella del Tronto. Qualcuno tradisce,
la maggior parte rimane fedele e comincia l'assedio. L'assedio in un primo momento fu gestito dalle forze locali, furono circondati gli assediati, ma non si arresero. Poi arrivò verso gennaio il generale Pinelli dal Piemonte, che godeva la fama, una fama sanguinaria. I suoi messaggi fecero rabbrividire anche gli stessi piemontesi, per cui lo eliminarono, ma anche lui non riuscì. Si arriva al febbraio, quando arriva quando arrivano le fanterie del genio al comando del generale Mezzacapo, Luigi Mezzacapo, e lì siamo negli atti finali della resistenza, ma la resistenza comunque continua. Cosa succede in questo periodo? Che cade Gaeta il 13 febbraio, cade Messina il 13 marzo, rimane in piedi Civitella del Tronto. Questo era un'onta che i piemontesi non potevano accettare, per cui fanno le pressioni in tutti i modi, tanto che riescono i francesi riescono a convincere il re Francesco II, che era a Roma, di dare ordini alla fortezza di arrendersi, perché ormai era finito tutto, e in cambio avrebbero avuto gli stessi patti che erano stati stabiliti per la fortezza di Gaeta. Il generale della Rocca, generale napoletano, giunge ad Ascoli il 16 marzo e da Ascoli si trasferisce con i piemontesi a Civitella del Tronto, fuori Civitella del Tronto, va sotto le mura e chiede la capitolazione in nome di Francesco II. Da parte della fortezza, la bassa forza, dopo aver fatto un consiglio di guerra, comunica al generale della Rocca che non si fidavano delle sue parole e chiedevano l'invio a Gaeta di una commissione di due ufficiali di bassa forza napoletani per andare a chiedere se veramente si dovevano arrendere. È chiaro che i piemontesi, cioè il re ormai era caduto da Gaeta, si era trasferito a Roma, comunque i piemontesi non vollero accettare perché avevano fretta. Allora la sera il comandante della fortezza, tenente colonnello Ascione, comunica che l'indomani si sarebbero arresi. Cosa succede? Che i piemontesi nell'euforia mandano un telegramma a Cavour per dire il giorno 17 Civitella si cederà le armi. Cavour, che aveva fretta anche lui, si fida di questa comunicazione, convoca il Parlamento e proclama la nascita del Regno d'Italia con Vittorio Emanuele II capo, re della nazione. Ora, il problema qual è? Che Civitella il giorno 17, in seguito a un altro consiglio all'interno della fortezza, avviene un piccolo golpe, se possiamo usare un termine molto moderno, vale a dire che i sottufficiali e un ufficiale di un alfiere contestano la volontà del maggiore Ascione, del tenente colonnello Ascione, di arrendersi e decidono di continuare la resistenza ad oltranza. Allora, il giorno dopo, quando dovevano arrendersi, danno ai piemontesi e al generale della Rocca questa comunicazione: Civitella non si arrendeva, sarebbe continuata la resistenza. Da questo giorno, dal 17 alle ore 9.30 del 20, i piemontesi cominciarono a cannoneggiare Civitella del Tronto e smisero soltanto alle 9.30 del mattino del 20. Perché smisero? E qui c'è un giallo che la storia non ha ancora risolto. È stato detto che uscì dalla fortezza il maggiore Raffaele Tiscar per comunicare che si arrendevano. Corre voce, è chiaro che non ci sono i documenti e non si può dimostrare, che il maggiore Tiscar uscì, comunicò come entrare nella fortezza, come comunicò ai piemontesi come entrare nella fortezza, e la fortezza fu presa attraverso questo escamotage. Fatto sta che una volta entrati nella fortezza i piemontesi, cominciò la caccia ai cosiddetti ribelli, cioè alla bassa forza dei sottufficiali e di un frate, padre Zilli da Bonaventura, che avevano eccitato i soldati invitandoli a resistere comunque. Ecco, qui cosa succede? Qui è un passaggio molto importante, perché a Civitella del Tronto finisce, come era finita a Gaeta e a Messina, la resistenza militare e nasce la guerra di guerriglia, nasce l'insorgenza. Perché non credono che il re abbia potuto ordinare la resa di Civitella del Tronto, non credono alle parole di un ufficiale, di un generale napoletano, credono a che cosa?
alla loro volontà di combattere il principio liberale, di combattere i novatori, di combattere i piemontesi e tutto quello che i piemontesi portavano. Il giorno 21 i piemontesi arrestano tre sottufficiali e un alfiere, li arrestano e un tribunale speciale preparato all'occorrenza a Porta Napoli li condanna a morte e la condanna viene immediatamente eseguita in spregio a tutte le leggi che dovevano attendere ulteriori ordini, perché la situazione era delicata da Torino, l'opportunità politica, decidono di fucilarli. Si riesce a salvare soltanto l'alfiere Santo Martino, perché intervengono i francesi, fanno un'azione di forza e dice no, non è opportuno continuare con queste uccisioni. Allora trasformano la condanna a morte in ergastolo e lo trasferiscono a una fortezza di Savona. Anche qui è una storia significativa, perché i piemontesi avevano deciso che tutti coloro che si erano opposti in ultimo momento nei loro confronti dovevano morire. Si disse che l'alfiere Santo Martino stesse tentando la fuga e nel corso di questa fuga fu sparato dalle guardie e morì in queste circostanze. Qualche giorno dopo i piemontesi riuscirono a trovare anche il frate che era nascosto in un forno e siccome era stato l'ispiratore della insorgenza, cioè dell'invito alla resistenza a oltranza, portarono direttamente fuori Porta Napoli nella piazza del Belvedere questo frate, il quale affrontò la morte con la dignità che doveva avere e chiese soltanto l'assistenza spirituale di un sacerdote. Gli fu portato un frate che lo accompagnò verso la morte, ma morì dalla paura questo frate, e padre Zilli lo rassicurò, dice stai tranquillo, tanto uccidono me, non uccidono te, non avere nessuna paura. E così anche questo frate fu soppresso. Questo fu l'inizio del Regno d'Italia a Civitella del Tronto in terra d'Abruzzo. I piemontesi credevano che con questo sistema avrebbero pacificato tutta la provincia, ma in realtà, nella realtà dei fatti, da questo seme di violenza, da questo seme di morte, nacque una grande insorgenza, che poi chiamarono brigantaggio, perché in tutto il circondario i contadini presero le armi, salirono sulla montagna e cominciarono a resistere ai piemontesi. Ma questa è la storia del brigantaggio, che assume altri aspetti e ci porterebbe veramente lontano. Quel che voglio concludere è questo aspetto. Durante l'inverno, perché la resistenza cominciò a settembre, poi affrontò il mese di ottobre, i mesi ferretti di novembre, la neve di dicembre e di gennaio. Attorno a Civitella del Tronto, nella montagna dei Fiori e queste altre montagne che circondano la fortezza, la notte gli insorgenti accendevano dei fuochi per solidarizzare con i soldati che erano asserragliati su in fortezza, come per dire siamo con voi, vi pensiamo, siamo vicini a voi. Questo dava molto fastidio ai piemontesi, tant'è che nelle comunicazioni un ragazzo, un mugnaio dalmazio, lo uccisero, lo fucilarono perché portava il cibo in fortezza o dalla fortezza la portava verso questi insorgenti. Ecco, ci fu ferocia, ci fu cattiveria, ci fu del versamento di sangue e queste cose non hanno ottenuto la necessaria pacificazione, perché una parola ufficiale dello Stato italiano nei confronti della resistenza di Civitella del Tronto non è mai stata pronunciata. Questa è la mia visione della situazione. Allora, mettiamo un po' di ordine, ho visto che sei partito con un treno, proprio abbiamo toccato le corde della tua anima, del tuo cuore verso questi valorosi. Mettiamo un po' di ordine, qualche domanda da curioso te la devo fare. Quindi, certamente. Quindi da quello che tu ci hai detto in questi pochi primi minuti, praticamente effettivamente il titolo l'abbiamo azzeccato in pieno, perché quel giorno i soldati napoletani, il 17 di marzo, mentre viene proclamato il Regno d'Italia, ma poi soprattutto il 21 di marzo, quando cade, il soldato napoletano entra nel mito. E salva l'onore di 8 secoli, o mi sbaglio? No, è così, questa è la realtà. È stato proprio nel soldato napoletano di Civitella del Tronto c'è tutta l'eredità della nazione napoletana, dei popoli napoletani. Questa è perché è un'eredità di sacrificio, di abnegazione, di volontà. E questo non si può cancellare dalla storia. Guarda, io alcuni anni fa
grazie anche alla volontà del dottor Catenacci, degli amici dell'Annunziatella, dell'Associazione Nazionale Ex Allievi di Annunziatella, che ci sono stati sempre vicini. Quando si tratta di cose storiche, laddove c'è una traccia di Annunziatella, loro sono presenti. E a Civitella del Tronto, paradossalmente, ci furono due presenze contrapposte: la presenza del maggiore Ascione, ex allievo Annunziatella, e la presenza del comandante delle truppe piemontesi, un napoletano fuoriuscito dall'esercito napoletano, il generale che ho nominato prima, anche lui ex allievo dell'Annunziatella. Allora, cosa dicevo? Che il dottor Catenacci mi ha spronato, mi ha aiutato e ho scritto un romanzo, A Civitella del Tronto con i soldati del re, in cui ho immaginato che 25 anni dopo la caduta del regno, i reduci dell'esercito napoletano avessero deciso di incontrarsi per ricordare la fine del regno. Dove fare questo raduno? A Napoli era impossibile per motivi di ordine pubblico, a Messina era troppo lontana, decisero di farlo a Civitella del Tronto. In questo romanzo, tutti i fatti che ho descritto, le figure che ho trattato, sono tutte figure vere. È la trama centrale del libro che manca, cioè un raduno che nei 25 anni dopo la caduta del regno, che in realtà non avvenne mai, magari fosse avvenuto, perché lì in quel momento si sarebbe fatta l'unità d'Italia per davvero, cioè ci sarebbe stata la pacificazione. E purtroppo in Italia questo fenomeno non è mai avvenuto. E ancora oggi, tanti, tanti episodi, noi riscontriamo sempre le cause di una mancata unità morale dell'Italia. La separazione, la discriminazione che continua a esserci, anche se in livelli ormai beceri, non più di un certo tipo, fra nord e sud, che non è campanilismo difesa di una tifoseria contro un'altra, no, no, c'è proprio un odio viscerale tante volte, contro tutti che fino a qualche anno fa venivano chiamati napoletani, perché erano i napoletani, cioè i regnicoli, dagli Abruzzi alla Sicilia. Rimane perché? Perché è venuta meno, non è mai stata, anzi, non è venuta meno, non è mai stata fatta l'unità nazionale, l'unità morale di questo paese. Ma Francesco, ma noi questo lo abbiamo capito da subito, perché se il 17 di marzo del 1861 si riunisce per l'ottava legislatura il Parlamento Esatto. italiano, quindi non in prima, ereditando il numerale piemontese, per proclamare Vittorio Emanuele non primo, ma secondo, ereditando, quindi portandosi dietro il numerale del piemontese, vuol dire che era volontà proprio che nascesse l'Italia in quel modo. Non Un ci attimo fu fosse. la piemontesizzazione, ma Sì, non sì, solo sì. nel portale di Vittorio Emanuele II, le monete fu ha distrutto il ducato, i tornesi e fu messa la lira. Lo statuto, la carta fondamentale del regno, quale fu? Lo statuto albertino, di ispirazione nato in Piemonte con Carlo Alberto. E potremmo andare avanti così, codice penale, codice civile, cioè tutto ciò che era piemontese fu portato, esportato nella nazione che si voleva costruire. Nacque, nacque, qui, nacque quindi una colonia di una subnazione, perché Sì. comunque non dobbiamo dimenticare mai che se non era per i giochi geopolitici dell'epoca guidati dall'Inghilterra e disponde dalla Francia, se lo potevano sognare il Regno di Napoli e il Regno d'Italia, i carissimi Savoiardi, ma purtroppo è andata così. Ma sai, ci furono varie circostanze, non esclusa la morte di Ferdinando II. Ferdinando II morì, aveva 49 anni, non aveva 80 anni, 49 anni. E le circostanze della morte lasciano qualche sospetto. Sai, Francesco, sospetti ce ne sono. Una morte strana. E c'è più di qualche sospetto, però purtroppo prove non ce ne sono. Certo, una Certo. cosa è sicura, Francesco, una cosa è sicura, è che doveva campare in altri 10 anni Ferdinando, perché lì si contrapponevano due visioni politiche economiche, quella capitalistica speculativa bancaria che era nata col giacobinismo e che vedeva la Francia come protagonista. E quella napoletana che era umanista, era sociale, basata sulle teorie di Ludovico Bianchini, dove praticamente le banche non facevano speculazione ma erano a servizio delle imprese. Il Banco di Certo. Napoli sappiamo quello che era.
Dopo la guerra di Sedan, dove praticamente la Francia prese quella bastonata enorme dalla Prussia, e ci furono fallimenti a catena in Francia di tutte le banche. Tantissime banche fallirono perché ci rimisero la noce al collo con quella sconfitta. Quindi, quel modello economico, che è ancora quello di oggi, sarebbe clamorosamente caduto e fallito se avesse avuto una contrapposizione, quello napoletano. Siccome era rimasto in vigore solo quello francese, quindi quello capitalistico, quello napoletano praticamente non Ma guarda che poteva quello dimostrarsi nei fatti quello vincente, quello che oggi chiamano l'economia sociale, no? Ma nel 1860 il regno di Napoli era floridissimo. Ad esempio, a Napoli vi erano 100 compagnie di assicurazioni sui noli marittimi. Oggi di compagnie di assicurazioni meridionali non ce n'è nemmeno una. Per dire, poi tutto il commercio via mare di piccolo cabotaggio erano dei porti lungo tutto il regno e il regno aveva un'estensione marittima che tutti noi possiamo immaginare. Bene, era stata incoraggiata questa economia di creare dei piccoli proprietari, cioè una borghesia industriale che cresceva, una piccola borghesia industriale che cresceva. Ma io, girando per il sud, nelle mie terre, ho avuto tanti, tanti riscontri. Ad esempio, a Trani conobbi un signore che era pronipote di un piccolo imprenditore che trafficava via mare, portando i suoi prodotti diciamo, in quella che era l'impero austriaco, cioè verso Trieste, e da Trieste con dei carretti, con dei traini, portava vino e olio fino in Boemia. Bene, questo signore, che è morto da 2 o 3 anni, girava con i ducati in tasca a ricordare quello che noi eravamo stati. Cioè il filo della memoria non si è mai interrotto, si sarà limitato, ma non si è mai interrotto. Ma Francesco, c'è da dire che, come dice Zitara, che c'erano addirittura degli armatori a Napoli che avevano dei patrimoni personali 100 volte superiore a tutto il Banco di Sardegna. Insomma, avevano, c'era una. Poi colgo l'occasione anche per sfatare un altro mito. Qui si cerca, a parte che non c'erano queste nuove forme di catalogare la ricchezza, il famoso PIL. E si diceva, però, c'è chi ha fatto degli studi dove praticamente il PIL dei piemontesi era uguale o leggermente superiore a quello napoletano. A me sono concesso che posso anche accettare questo discorso, ma non è vero perché certi studi non si possono fare. Perché il PIL è un'altra invenzione del capitalismo per giustificare, per fare il gioco delle tre carte. Ma una cosa è certa, il PIL napoletano non era frutto del debito di carta straccia come quello piemontese. Per fare economia, i piemontesi si indebitarono fino al collo, sia per armarsi che per fare economia. Il PIL napoletano rientrava nei parametri giusti, nel recinto giusto dell'indebitamento, seguiva pari passo i dogmi dell'economia reale e quella fatta in un certo modo. Quindi anche questa cosa che tutti dicono, no, ma il PIL, anche questo va cancellata, perché alla fine, come si dice, conta la carta, conta la moneta pesante, conta la ricchezza reale, non contano le Esatto, chiacchiere. la moneta aurea. Ma guarda che c'è un aneddoto che pochi conoscono, cioè l'incontro di Teano. Garibaldi incontra Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele aveva dietro di sé i carabinieri. A Taverna Si Catena dicono, ricorda di quell'incontro quello che disse Garibaldi: obbedisco. Ma in realtà perché disse obbedisco? Perché Vittorio Emanuele II gli disse: dammi i soldi del Banco di Napoli. Cioè, se li era presi Garibaldi perché aveva l'obiettivo di continuare la rivoluzione verso Roma. Quei soldi invece servivano al Piemonte, altrimenti il Piemonte avrebbe dovuto dichiarare una bancarotta fraudolenta e sarebbero arrivati i commissari dall'America, dall'Inghilterra a gestire l'amministrazione piemontese. Questa è la realtà. Questa è la realtà. nonostante, come ci dice la Pellicciari, nei panni sporchi dei mille ci furono tanti di quei saccheggi dei garibaldini, che fu una cosa spaventosa. Ma certamente, certamente. Guarda, in quel periodo il mare
Tirreno e occorrevano i semafori per le navi che andavano e venivano dalla Sicilia e dal Napoletano. Ebbene, una sola nave prese fuoco e affondò. Quale nave? Quella dove c'era Ippolito Nievo, che faceva il contabile, e da Torino, siccome era stato detto che c'erano state delle malevazioni, dei furti, delle scorrettezze amministrative, i piemontesi fecero portare a Torino tutte le carte. Carte finanziarie amministrative che non giunsero mai, perché la nave prese fuoco e affondò la nave, le carte e gli uomini che erano a bordo, Infatti compreso Ippolito. possiamo dire che quella di Ippolito Nievo, strana cosa a luglio, poi un mare piatto, possiamo dire Sì, che fu la prima strage di Stato, no? certamente, ma fu l'unica nave che prese fuoco e che affondò. Nemmeno le navi cannoneggiate andarono a fondo, sì, più o meno riuscirono a mettersi in salvo. L'unica nave, e anche questo è un mistero che non è mai stato risolto. Lo so, e chissà quando, chissà se si risolverà. Maurizio, per tornare a Civitella, quanti Sì. soldati, la truppa che si arrese, che lasciò, diciamo, sì, che decise di deporre le armi, di quante unità era composta? Allora, c'è stato all'inizio nella fortezza c'erano quasi 400 uomini. È stato riscontrato che ne morirono circa 50, perché sono stati trovati gli atti di morte nelle varie parrocchie, e altri 50 si presume che siano morti sotto i vari bombardamenti, ma non si ha una certezza amministrativa. Dei restanti, tranne quelli che scapparono, ne furono portati prigionieri ad Ascoli Piceno un altro centinaio e forse qualcosa di più. Bene, di questo centinaio di prigionieri che furono portati ad Ascoli Piceno non si è mai più saputo niente. Ci sono state delle ricerche meticolose fatte nei vari archivi, anche nell'archivio storico militare da Fulvio Izzo, che ha cercato queste cose. Fulvio Izzo era provveditore agli studi proprio ad Ascoli Piceno, quindi aveva delle capacità di entratura notevoli per andare a fondo in vari archivi. Non è stato in grado di trovare un elenco dei prigionieri capitolati a Civitella del Tronto e portati ad Ascoli Piceno, e di lì dovevano essere portati per la prigionia nelle varie parti o rimandati a casa. Non c'è un elenco. Se Lo noi stesso vogliamo vedere schema di Scuola Marsicana, quei quasi certamente 300 prigionieri che sono stati fuori fatti. in Abruzzo funzionava quella cosa. Ora io non ho prove per dire che questi furono sistematicamente ammazzati, però non riesco a trovare le prove degli elenchi di quanti erano, chi erano, perché io a casa ho, ovviamente in fotocopia, l'elenco di tutti i capitolati di Messina, 4.500 uomini. So dove sono nell'archivio di Stato gli elenchi dei capitolati di Gaeta, che erano veramente, veramente migliaia. Perché Civitella del Tronto non si riesce a trovare? Guardi che abbiamo cercato in lungo e in largo. Perché non si riescono Ma, a la trovare? stessa, ma, Non guarda ci che, sono. ma guarda che la stessa cosa è per i prigionieri di Scurvola, eh. Guarda caso in Abruzzo. C'è una mano nera sull'Abruzzo. Sull'Abruzzo borbonico, evidentemente c'è un qualcosa di sinistro che non si doveva sapere. Perché probabilmente ebbero una mano non pesante, pesantissima. Pensavano alla soluzione finale, anche perché siamo agli inizi dell'insorgenza antirisorgimentale, non alla fine, all'inizio. Loro presumevano, cioè i piemontesi, secondo me, presumevano che con una sistemazione definitiva sarebbe calato il silenzio tombale, la paura e quant'altro, affinché tutti si adeguassero al principio risorgimentale, cioè accettassero l'unità d'Italia. Ma in Ma realtà non fu così. Perché col senso non dimentichiamo, qui parliamo ancora di esercito piemontese, non italiano, eh. Quindi era a tutti gli effetti un esercito invasore. esatto, fino al diciamo al 17, per usare legalmente la loro nascita, fino al 17 era esercito piemontese, non esercito italiano, non regio esercito. L'esercito italiano si comporterà più o meno con gli stessi mezzi nell'aggressione alla Roma papale nel 1870, nell'invasione del Lazio, senza dichiarare guerra, perché anche quella è un'altra pagina che affronteremo in un altro momento, fatto dalla stessa gente, dalla stessa mentalità. Daremo appuntamento ai nostri spettatori quando arriverà quella data brutta e Esatto. terribile del 26. Una cosa, Francesco,
È un fuori programma, però te la senti di parlarci pure, perché noi se ne parla sempre poco dei fatti della fortezza di Messina. Certamente, Messina è un'altra pagina veramente gloriosa dell'esercito napoletano, gloriosa per la fedeltà dei soldati, gloriosa per l'atteggiamento degli ufficiali, gloriosissima per la figura del suo comandante, il generale Gennaro Fergola. Gennaro Fergola, anche lui ex allievo della Nunziatella, resistette fino alla fine ai piemontesi, resistette con nobiltà e quando finirono i mezzi finanziari della fortezza, lui mise mano ai suoi mezzi per dare gli stipendi agli ufficiali. Non si tirò indietro. E quando Messina cadde sotto dei pesantissimi bombardamenti, lui, nello stile dell'ufficiale gentiluomo, scendendo giù a valle dove c'era il perfido Cialdini, dico perfido perché di soldato di carriera aveva molto, molto poco. Cialdini non usciva dalle file dell'esercito piemontese che aveva una tradizione nobile in fatto di stile militare, ma si era fatto le ossa già negli anni 30. Lui era un fuoriuscita del Ducato di Modena, aveva combattuto in Spagna contro i carlisti nella prima guerra carlista e si era fatto questo nome di patriota, di liberale e fu arruolato dai piemontesi, probabilmente per fare le operazioni sporche, perché fu lui a organizzare l'assedio di Gaeta con dei metodi veramente discutibili. Poi, liquidata Gaeta, si precipita a Messina. E arrivo al dunque per descrivere i due stili diversi, uno l'ufficiale napoletano, l'altro l'ufficiale che impropriamente, purtroppo per il Piemonte, dobbiamo definire piemontese. Allora il generale Fergola scende, gli va incontro e gli consegna la spada. Il generale Cialdini si rifiuta di prendere questa spada come era nelle tradizioni nobili, rifiuta, e dice: io non accetto le armi dei mascalzoni, di coloro che hanno le armi dei ribelli. Passata questa triste esperienza dell'impatto col generale piemontese, il generale Gennaro Fergola si ritira, rientra a Napoli. E dopo qualche anno muore, però c'è ancora una pagina su Messina che vale la pena di ricordare, perché questo è lo stile napoletano. Prima della caduta, un giorno prima della caduta, nella fortezza nella Real Cittadella di Messina vi erano 8 bandiere di guerra che poi i piemontesi cercarono disperatamente per portare a Torino come bottino di guerra. E non trovarono perché? Perché il generale Fergola fece tagliare in tanti pezzettini queste 8 bandiere e le consegnò a tutti i soldati che capitolarono con lui. C'è un aneddoto molto curioso che ho scoperto. Qualche anno prima dell'inizio del Novecento, morì un contadino a Massafra, contadino che era stato nella difesa della Real Piazza di Messina. Ebbene, aveva un qualcosa, una sacca che portava sempre al collo e questa sacca non la volle mai far vedere ai familiari e ai figli. Quando morì, i figli andarono a guardare questa sacca, l'aprirono e c'era un pezzettino di stoffa bianca, molto mal ridotto. Cos'era quel pezzettino di stoffa bianca? Era la bandiera, era una delle 8 bandiere di Messina che lui portava sul petto, che lui portava sul cuore, alla quale noi possiamo dire metaforicamente che rimase fedele per tutta la vita. Ecco, questo fu l'esercito napoletano, questo è l'anonimo soldato napoletano. E vi dirò di più, passati quei tempi, prima guerra mondiale, sul Carso, in questa linea in questa guerra di trincea, chi fece il proprio dovere? I soldati napoletani, gli eredi dei soldati napoletani, con il loro stile, che rimasero lì nel freddo, fedeli fino alla fine. E se ci fu quella tragedia di Caporetto, lo si deve agli ordini che i soldati non capirono. Non erano soldati vigliacchi che scappavano, erano soldati che non capivano. Tant'è che lo Stato Maggiore Piemonte italiano dell'epoca rimuove Cadorna e mette chi? Un generale napoletano, il generale Armando Diaz, che parlava i napoletani, che usava il loro linguaggio. Ecco, anche lui un erede dei soldati napoletani. Queste cose hanno un significato profondo che purtroppo nessuno vuole riconoscere. Demagogia, ci dicono, ma non è demagogia. Questa è la nostra storia. Francesco, non so se quando sia vero o quando sia leggenda,
Avevo sempre voglia di farti questa domanda, adesso colgo l'occasione per fartela. Praticamente dici che a Civitella i soldati fecero a pezzettini la bandiera e ognuno si mangiò un pezzettino per non lasciarla ai piemontesi. Quando c'è di vero in questo? Guarda, questo non lo so. C'è una certezza però che anche a Civitella i piemontesi cercarono la bandiera, ma non la trovarono. Qualcuno ha affermato che essa rimase sepolta nei bombardamenti. Può essere anche questo. Fatto sta che la bandiera di Civitella del Tronto si è dissolta, non è mai stata ammainata. Questo è il vero significato. Qui non è mai stata ammainata. Quindi diciamo che il regno di Napoli è stato il primo brigante morto in piedi, ma non Sì. quindi Come è il Regno di Napoli è stato brigante, ma l'uomo del Regno di Napoli è stato no, anche emigrante. come il brigante, cioè che è morto in piedi, non si è piegato. No, Ha assolutamente. dato l'onore, ha fatto concludere nella maniera migliore quasi i 7 secoli e mezzo di vita, insomma. Esatto. Ma c'è da Guarda, aggiungere a questo. fatto che non hanno preso la bandiera è qualcosa di incredibile, eh. Certo, certamente, certamente. Guardi che catturare la bandiera del nemico è motivo di orgoglio per ogni esercito e per ogni paese. Noi, io ad esempio, molti, molti anni fa, visitai un museo a Merano del Savoia Cavalleria e lì vidi delle bandiere sovietiche, militari sovietiche, che i soldati italiani erano riusciti a catturare ai sovietici. So che per anni i sovietici hanno chiesto la restituzione di queste bandiere, che non so se sono state restituite o meno. Comunque è un motivo di orgoglio un paese che detiene le bandiere del nemico ed è un motivo di umiliazione per il paese che ha dovuto subire quest'onta. Quindi guardate, pensate alla valenza di questo simbolo, la bandiera. Ecco, Sì, ma noi la poi nostra bandiera bianca, immacolata, con i suoi gigli, non è mai stata ammainata, non è mai stata consegnata al nemico. Questa è la verità. ha fatto scalpore la riconsegna della bandiera di Lepanto ai turchi, che stesso Dolorosamente, sultano. dolorosamente. No, ma la cosa drammatica è che lo stesso Erdogan, le stesse autorità turche gli hanno detto: ma che ci date a fare questa bandiera? Che per loro è un'umiliazione. Cioè, noi italiani siamo incredibili a restituire la bandiera di Lepanto che stava a Gaeta, ma io non lo Esatto. so. Noi abbiamo la capacità di farci del male. Cioè, Una grande. questa voglia della cancellazione della cultura, la cancel culture, che è qualcosa di terribile, Sì, di terribile. è il momento della decadenza, perché dobbiamo fare i conti anche con questo. Noi stiamo Sì. vivendo un momento di grande, grande decadenza. E allora dobbiamo tenere duro, dobbiamo essere come quel soldato romano. C'era una frase di Spengler che ha accompagnato la mia gioventù. Dobbiamo tenere duro come quel soldato romano che era di guardia a Ercolano quando scoppiò il Vesuvio. Quel soldato non morì perché non aveva ricevuto l'ordine di rimuoversi. Non aveva ricevuto la consegna di smontare e rimase di sentinella e morì. Ecco. Cosa aspetta noi? Noi rimarremo, dovremo essere le sentinelle della nostra storia, non per nostalgia del passato, ma difendere quel passato per additarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questo noi siamo stati e questo dobbiamo tornare ad essere. Ma il fatto quel fatto lì che mi ha detto adesso, mentre stai parlando, cioè in mente proprio quel fatto che non hanno trovato la bandiera, è qualcosa di incredibile. Praticamente hanno preso il nostro corpo, ma non la nostra anima. No. I nostri simboli sono rimasti nelle nostre mani, forse sono stati sepolti dalle pietre, dalle cannonate, ma non sono stati consegnati al nemico. Al nemico, Questo sì. Francesco, è solo nel 1806 il comandante Matteo Wade si fidò dei francesi e consegnò loro la bandiera, però sentiva tanto il dolore che la affidò a un cieco affinché non vedesse quello che si stava realizzando. vabbè, poi, Pensate. come ci hai detto prima, praticamente si umiliò lo stesso i francesi perché erano quattro gatti. Erano quattro gatti, anzi cinque gatti, un gatto in carne ed ossa e quattro soldati. Questa è la verità. Cioè, ci permetto di scherzare proprio perché se lo Sì. sono questi francesi arroganti.
I giacobini sono così, non c'è niente da fare. Infatti, la decadenza francese la vediamo adesso. Macron che non si sa che pesci prendere, che fa. Non si è mai visto. Pensare come ha condotto, come da sconfitto De Gaulle riuscì a trasformare una sconfitta nella seconda guerra mondiale in una vittoria da parte dei francesi. E Macron che dice al suo popolo: preparatevi, che mo arrivano momenti duri. Cioè, i francesi a che cosa si sono ridotti? All'arcobalenico Macron. Pensa tu a come siamo messi. Questo è il giacobinismo, che è la parola fine a tutta l'Europa, che dalla rivoluzione francese in poi è precipitata nel nulla, e adesso l'Europa è questa, è cenere e polvere, niente di più. Siamo Senti, d'accordo. Francesco, ma in questi anni, da quando ormai tu ormai si può dire che sei una memoria storica, non solo di cronaca, Dolorosamente. ma l'esercito italiano, lo Stato italiano, ha mai dato un. Ha battuto un colpo sulla vicenda di Messina, di Gaeta o di Civitella? No, no, guarda, il sogno della mia vita, il sogno della mia vita, un atto di riparazione, un atto morale di riparazione, rendere l'onore delle armi ai nostri soldati. Non c'è un cimitero, non c'è un cimitero che parli dei nostri soldati. Anni fa, altro aneddoto, perché ormai potrei scrivere un libro di aneddoti, aneddoti legati alla nostra storia. Ero nel cimitero di Capua con il dottor Salemi, c'era il dottor Di Anni di Palermo che chiamo a testimonianza di questo avvenimento. Stavano il custode del cimitero, noi eravamo andati a trovare, in quella giornata si faceva la commemorazione dei caduti del Volturno, e andammo a trovare i nostri predecessori che sono sepolti nel cimitero di Gaeta, scusate, di Capua. Il custode stava smontando per distruggere una lapide di un capitolato di Gaeta. Era scritto maggiore tal dei tali del cessato esercito del regno. Non era chiara la cosa, però sotto c'era scritto capitolato di Gaeta, per cui si capiva. Questa era morto nel 1880. Allora io chiesi a questo custode: senta, ma me la può regalare questa? Me la vende questa lapide? E io gli dissi: cosa vuole? 50 euro. Gli apri il portafoglio e gli diedi 50 euro. Presi questa lapide, la misi in macchina e la portai a casa a Bologna. È chiaro che non la, perché la mia intenzione era di portarla a Civitella del Tronto, cosa che qualche mese dopo ho fatto. Nel frattempo, questa grande lapide orizzontale, diciamo 1,20 m per 70 cm, la depositai in un magazzino che ho al primo piano, che mia suocera ha un pian terreno, e la depositai nell'ingresso. Un giorno mia suocera va in questo magazzino per mettere della roba e trova questa lapide. Gli prese un colpo, dice: ma cosa hanno preparato i miei figli? C'ha la lapide per me. Si avvicinò e poi lesse. Allora capì che era frutto del mio sacco. Allora, un giorno dopo, passò un po' di tempo, misi questa lapide in macchina e mi feci un viaggio verso Civitella del Tronto con le memorie di questo maggiore capitolato a Gaeta. Ecco, e questa è la mia storia, sempre in difesa, alla ricerca delle nostre memorie, di salvare le nostre memorie, perché per il resto tutti sono disinteressati. Questa lapide, mi disse il custode del cimitero, non interessava nemmeno ai parenti. Devo smontare tutto, sono scaduti i termini, per cui può rimanere anche qui, le ossa possono rimanere, cosa faccio? Erano totalmente i discendenti disinteressati a questa figura. Questa è la re triste realtà. Un'epoca di decadenza totale, di pensiero minimalista, di indifferenza verso ogni simbolo. E noi ci troviamo a combattere anche con queste fatiche, contro tutta questa gente. Va bene, Maurizio, quest'anno diciamo che anche quest'anno si ricorderà Civitella per ovvi motivi, mese di giugno, ci cioè, mi dicevi. Sì, tra Non fine maggio. lo faremo tra qualche giorno, ma nel mese di giugno per i motivi che ben conosciamo. Eh sì, per la pandemia, eccetera, poter avere una circolazione più ampia, ma noi ci saremo, Civitella, ci saremo sempre. E quando non ci saremo più noi, ci saranno coloro che proseguiranno la nostra battaglia, perché è una battaglia sacra, è una battaglia in una terra sacra, e per cui troverà sempre coloro che la alimenteranno e la rinvigoriranno. Civitella non muore mai. Questo è il messaggio. Francesco, già l'hai fatto prima, colgo l'occasione per salutare Peppino Catenacci, che nella precedente Certo. puntata dedicata a Gaeta mi chiamò un minuto dopo la trasmissione per ringraziarmi, che io saluto con grandissimo affetto e amore,
era da un po' che non sentivo, però ultimamente sì, averlo risentito mi ha fatto veramente piacere. Voglio Sì. ricordare pure chi non c'è più, ma che ha dato molto. Io, i nomi che mi vengono in mente può essere Silvio Vitale, Roberto Maria Selvaggi, Roberto Certo. Maria Selvaggi, Pasquale Squittieri, Pietro Golia, il comandante Salemi. Non Sì. so, sono i primi, forse ne dimenticano, ne dimentico tanti, ma pure questi li Hai possiamo, ragione. Carlo Via comune. Daniello, li possiamo mettere, Michele Topa, li possiamo mettere a fianco di questi soldati che hanno dato tutto. Un saluto finale, Maurizio. Sì, io voglio approfittare, ecco, proprio nel saluto finale, di ringraziare l'amministrazione comunale di Civitella del Tronto e il suo sindaco, un'avvocatessa, stavo per dicendo un grande uomo, ma forse è più grande di un uomo, perché quello che sta facendo per Civitella, per la fortezza, ha ottenuto dal nuovo piano del governo dei finanziamenti per mettere a posto la fortezza, ha avuto un terremoto, delle inondazioni. Una grande donna, ecco, è grande, è il sindaco di Civitella, guarda. Figlia di un precedente sindaco che è stato anche un grande sindaco di Civitella del Tronto. Evidentemente ha avuto una scuola morale fatta di onestà e di amore per il proprio territorio. Va bene, io ti saluto, Francesco. Una volta ti chiamo Francesco, una volta Sono conosciuto come Maurizio, il secondo nome è Maurizio. lo so, io mo ti chiamo Francesco, mo Maurizio, va bene uguale, dai. Va bene Non ha tutto, importanza. va bene anche Napolitano e due Sicilie, va tutto bene. Va bene, io e salvetista dobbiamo cominciare ad avere l'abitudine di sentire. Hai ragione, hai ragione. Perché il carlismo, il vandeano, tradizionalista nascono tutti dopo il salvetismo che ha radici antiche. Sì, va Il bene. salvetismo ha radici antiche, non è soltanto limitato a quell'epopea che hanno fatto nel 99. Comunque io ti ringrazio, abbiamo fatto anche una puntata su Messina e certamente ti disturberemo per altro, perché sei la memoria storica di tutta la civiltà militare, Grazie. non solo napoletana e napoletana. Ti ringrazio e ci sarà una sorpresa finale. Bene, Grazie. buona serata, ciao. Ciao. Certe volte mi piace ricordarmi come ci raccontavano la caduta dei regni dello Due Sicilie alla scuola e che più o meno era così. Allora Garibaldi era sbarcato in Sicilia con 1.000 uomini e che questi 1.000 uomini era conquistato tutto, era arrivato a Napoli, dopo che era arrivato a Napoli si è fatta una camminata a Teano, il luogo in cui incontrò Vittorio Emanuele che si trovava a quella parte e gli disse: essere dell'Italia che dammi un sacco di semente che me ne tenga io a Caprera, più o meno raccontavano a Cusci. E poi il re Viecchio che stava a Gaeta è caduto il 13 febbraio, è caduto Gaeta e poi è stata proclamata l'Italia unita e tutti vissero felici e contenti, più o meno a Cusci la raccontavano. Poi alla fine per vedere chiaramente le cose non erano così, luogo fu tutto un ambiccio di tradimento, corruzione, un ambiccio internazionale, trattati, interessi della borghesia agraria, insomma un macello che non finisce mai. Qualcosa si è scoperto dopo, qualcosa ancora si deve scoprire e chissà se si scopre mai. Ma noi oggi andiamo a parlare dalla fine, andiamo a parlare il 17 marzo 1861, quando fu proclamato il Regno d'Italia e fu nominato Vittorio Emanuele II re d'Italia. La legge fu fatta una legge per fare questo, la legge se vede sta intestata Vittorio Emanuele II re di Sardegna proclama Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Più o meno il testo era questo qua. 17 marzo 1861. Dice, che succedeva mentre loro proclamavano il Regno d'Italia?
nell'ottava seduta del Parlamento del Regno di Sardegna, succedeva che a Civitella ancora ci stavano i soldati borbonici, come chiamavano loro, che combattevano. Intenevano nessuna ciocca di desistere, pure se dai 15 erano cominciati un cannoneggiamento che non veniva mai, erano quasi macinati alla fortezza, però i soldati ancora resistevano. Il Rescenna resiste fino a 4 giorni dopo. Il 21 marzo 1861 ci fu la capitolazione, almeno dalla maggior parte dei soldati. L'esercito piemontese andrette, prima cosa che fece fu ciretta Domenico Messinelli, un sergente che era stato un animatore della resistenza, fucilato senza processo, perché i processi mi venivano da moda d'anno, e cose entrano alla fortezza, colpo di cannone, bandiera, ma dentro la fortezza non si erano arrese tutto quanto, ci stava un piccolo gruppo alla parte più interna che ancora resisteva, con la bandiera di Regno delle Due Sicilie in cima. Era l'anello centrale della fortezza. E è riuscito a resistere addirittura fino ai 22, quando Manfredo Fanti, che era un dan ministro della guerra, dette ordine di minare la fortezza e schianarla, e secondo la cosa ufficiale i soldati che resistevano sono morendo quando facevano saltare tutto. E poi la fortezza è rimasta lì, abbandonata completamente per oltre 100 anni, finché qualcuno si è messo in capo di restaurarla, oppure di capire la memoria di quello che era successo. E intanto i 291 superstiti che erano stati fatti prigionieri, non si sa che fine facendo, non si sa i nomi, non si sa dove ne da finire, non si sa se ne è morto, non sa niente. I gruppi 162 anni, forse sarebbe ora che qualcuno ci raccontasse che fine fece quella gente, perché una buona volta queste cose si tiene pure sapere. Potremmo continuare a raccontarci la favoletta per gli vogliono, eh? E chi di piccolo gruppo che riuscette a resistere fino ai 22 marzo 1861 e ufficialmente fu fatto saltare insieme alla fortezza, teneva la bandiera, che la bandiera non è stata mai ritrovata, non si sa che fine è fatta. Una leggenda vo che qualcuno di Ghis è riuscito a salvarsi e si è portato che la bandiera che sta riposta il coiorno esce fuori. Questa però è una cosa che si racconta, va a finire che la bandiera starà abbalata, luogo in miese, cosa. State fatte che a chi deve conquistare la fortezza la bandiera non l'hanno trovata. E tutti sapete che per gli eserciti d'anno la bandiera era un simbolo importante, un simbolo davvero importante. Significa che alla fine, forse, il Regno di Sicilia non gli erano conquistati un tutto un danno e non gli hanno conquistati un tutto manco fino a oggi, visto che ci stiamo noi che stiamo qua, gli stiamo a parlare proprio di quello che succede un danno.